Buongiorno, da me il mio ventilatore super fantastico che in questi giorni mi sta aiutando tantissimo. Benvenuti in questo nuovo vlog, un testing vlog, non un vlog, perché questo sarà un testing vlog un pochino più articolato, dedicato a questi quattro rossetti di Clio Makeup. Oggi voglio testare con voi Deep Orchid. Questa è la prima stesura, oggi ne farò due. In questi giorni, quando ho utilizzato il Liquid Love, ho fatto sempre una passata perché il colore è molto omogeneo e molto pieno già dalla prima. Solo che secondo me con due passate è più confortevole, dura un pochino di più secondo me, si è già asciugato, cioè in un nanosecondo, e la cosa bella è che comunque si asciuga ma non lo senti, cioè come se io non avessi il rossetto. È venerdì 1 giugno e sono le 2:53, io tra un'oretta parto per il mare. Questo tipo di vlog non mi prenderà solo un giorno ma 4 giorni, perché sono 4 rossetti. Ho voluto fare questa tipologia di video perché in un video riesco a farvi vedere la durata di tutti e 4 rossetti, e diciamo che mi sono ispirata un po' anche al video di The Lady. Lei ha fatto questo tipo di vlog con la First Love, la palette First Love di Clio Makeup. Avrei potuto fare magari 4 testing vlog diversi, quindi parlare dalla mattina alla sera di un determinato rossetto, invece già ve ne ho parlato tanto di questi rossetti, quindi ho detto li racchiudo un attimo in un unico video e faccio prima, non mettendomi davanti alla fotocamera e dirvi questo è così, il packaging è questo, dura così, cioè magari farvi proprio vedere com'è il rossetto, quindi dalla mattina alla sera, mentre mangio come risulta, se va via. Ok, questa è la seconda passata. Il colore è bellissimo e pieno anche alla prima, con la seconda magari lo arricchisce un pochino di più il colore, comunque niente di diverso. Questi che vi ho fatto vedere prima li ho acquistati io 2 settimane fa, mentre questi sono sempre nuovi Liquid Love, però me l'ha regalati Clio Makeup Shop. Vi ho fatto proprio un video a riguardo. Adesso sto mettendo leggermente un po' di Bad Girl Bang di Benefit. Questo video avrei dovuto girarlo tipo, diciamo che era programmato oddio santo, prima del video dove apro con voi il regalino di Clio, perché appunto non me l'aspettavo. Ma quando mi è arrivato il pacchettino ho detto vabbè, registro intanto questo tipo di video, poi il vlog vediamo un po' se lo registrerò sempre. Il kit da 4 è sold out, comunque costa 45,50 invece di 54. Finisco di preparare la valigia e noi ci vediamo tra poco. Pranzo delle... il fratello che canta. Pranzo delle 3:50 con l'insalata, perché ieri sera siamo andati a mangiare il sushi. Buono, ti è garbato, Cree? Sì. Quindi oggi devo mangiare l'insalata come, diciamo, punizione, no? Ma nemmeno punizione, vabbè. Wow, è buona l'insalata! Diversi ragazzi mi hanno chiesto che dieta sto seguendo, solo che vi risponderò magari tra un po' in un video. Ho voglia di ciliegie. Insalata è condita con un po' d'olio, un cucchiaino d'olio. Io do altre 2 forchettate e noi ci vediamo dopo. Ciao. Un moscerino. Visto che sono 4 vlog messi insieme, sicuramente ci vediamo maggiormente quando mangio, perché se vi sto a parlare dalla mattina alla sera il video dura 2 ore. Sono un po' rimasto macchiato, pochino. Le labbra sono perfette. Perché mi sento ciliegie. Ehi, l'avevo pesate. Non la prego ora. Dopo tanto posso mangiarle. Ecco arrivate nella suite. A notare che io mangio le ciliegie e due biscotti. Non c'è dieta. Un mix di dieta e non. Vediamo se questo rossetto è a prova di bacio. Non resta. Yeah! Coca zero. Perché sì, però non posso bere. Cin cin. Cin cin. Perché la nonna si chiama Cinzino. E che mi dice Cinzin. Mi dice cin cin. Cosa ha preparato la cuoca? Io l'ho pesata e la nonna l'ha cotta. Melanzana. Salsiccia. Svizzerina.
nonno sta guardando il mio video. Stai guardando il mio video? Ti ho sentito. Video quello degli acquisti? Questo. Sì. Questo qua è arrostito dopo aver mangiato la carne con un po' d'olietto e le verdure, le ciliegie, l'insalata. Ghiacciolo! Dieta versus chichons. Ok ragazzi, allora sono le 10:24, sono 7 ore e mezza che ho questo rossetto. Ha passato la prova al Deep Orchid, yes, con 100 voti. Buonanotte. Ci vediamo domani. Buongiorno. Secondo giorno di vlog. Io sono appena tornata dalla spiaggia. Sto morendo di caldo. Applicato MLBB. Io saluto tutti. Michael, Massimo, Lorenzo, Matteo, Gabriele, Sara. La specialità di oggi è carpaccio con l'insalata. No, non solo e zucchine. Applicato alle 1:10. Studio time. Adesso io sto editando, Andrea sta giocando, qui ci sono le ciliegie. Lo so che mangio sempre solo ciliegie, ma mi piacciono. Ciao. Ciao. Dove stiamo andando di bello? In spiaggia a fare le foto. Si può dire per cosa? No. O è un segreto? È un segreto? È un segreto. Si può vedere, non si può vedere. Si può vedere. È un segreto professionale. Uovo, simmental, pomodori e insalata. Cristian invece riso con i funghi. E poi? E questo. Yeah. Albicocca. Eccoci, anche se è buio. Niente. Stiamo andando a prendere un gelatino. Allora, limone per me, pistacchio per Andre e sottocielo yogurt. Siamo tornati a casino. Sono le 10:58 e io ho il rossetto dall'1:10 tipo. Allora, prima di andare in spiaggia a fare le foto mi era andato via un pochino al centro e per fare le foto l'ho rimesso un pochino, proprio leggermente dal centro. Noi vediamo già la buonanotte, ci vediamo domani con un nuovo liquid love. Buonanotte. Buongiorno. Altro giorno, altro liquid love. E adesso lo applichiamo insieme, io sono appena tornata dalla spiaggia. Ultimo giorno di mare e oggi pomeriggio torniamo a casa. Questa è una passata, non stava registrando. Ho messo Mama Not, scusate se la prima applicazione non l'avete vista, ma non avevo registrato niente. E ne ho fatte due, diciamo 1:30 perché la seconda l'ho fatta solo al centro, leggera. Specialità di oggi, pollo spezzettato con l'insalatina, pomarola, buon appetito. Noi stiamo per partire. Come back to home. Noi delle fragole. Siamo tornati a casino. Andrea che mi scrive. Sono le 6:53. Io e mio fratello abbiamo una fame assurda. Il rossetto, sono 6 ore intanto che ce l'ho. Ed è perfetto. Adesso mangio mozzarella, in particolare 120 grammi, cioè praticamente niente. Pomodori e cetriolo. Christian, pasta al sugo. Vuole far vedere com'è nero. Tre chili di formaggio.
questo è il rossetto dopo aver mangiato. Sono le 9:30 e porto Cree a prendere un gelato. Ragazzi, siamo in macchina perché praticamente c'era un macello di persone. Io ho dovuto prendere tipo il gelato pesato. A me meraviglio delle persone non si fanno mai gli affaracci loro, senza entrare in particolare. Buonomero. Il mio sì, tu no. Facciamo anche... No, il mio sì, a me garba yogurt. Ok ragazzi, allora sono tornata a casa. C'è il rumore del ventilatore di sottofondo. Oggi abbiamo testato Mama Not e questo è il risultato dopo tutto il giorno. Sono 10 ore che l'ho sulle labbra. Il risultato, ragazzi, ovviamente è top, cioè perfetto. Domani testeremo l'ultimo, Move On Me. È lunedì e quindi sarò a scuola, perciò ci vedremo verso 1:30 appena torno da scuola, così prima di mangiare metto il rossetto e inizio a vloggare il pomeriggio barra sera. Ovviamente anche di questo rossetto sono super soddisfatta. Vi mando la buonanotte, a domani. Buongiorno, da una me con un dito ricostruito. Sono appena tornata da scuola, abbiamo fatto ricostruzione unghie. Applichiamo oggi l'ultimo Liquid Love, ovvero Move On Me. Prima passata, adesso ne faccio una seconda. Adesso vado a mangiare perché è più dell'1:30. Eccomi, tornata! Sono qua con il mio amico ventilatore. Ho appena finito di registrare il video della parrucca dell'azienda Heva Hair. Probabilmente lo vedrete fra 2 giorni. Allora, questo video uscirà martedì. Il video della parrucca penso di farlo uscire giovedì al posto di venerdì, insomma non lo so. Mi sono divertita troppo, cioè io non vedevo l'ora di indossare una parrucca. Ha fatto una piccola intro un ospite speciale, poi tanto vedrete chi è. Il rossetto non l'ho dovuto nemmeno riapplicare perché era talmente, cioè era perfetto. Era solo sbavato un pochino qua ai lati, perché quando mangio ho il vizio di fare sia così che così sempre, infatti questa parte qua è sempre perfetta e ai lati mai, perciò ho riapplicato proprio leggermente i lati e basta. Stasera penso di avere ospiti a cena, ospiti importanti, sicuramente un pochino vloggerò, però insomma vediamo cosa riesco a fare, quindi noi ci vediamo dopo. Adesso finisco di editare questo video così mi metto avanti. Comunque, siccome prima quando ho applicato Move On Me c'era la luce gialla della postazione, adesso provo a farvelo vedere con la luce naturale. Ciao Samu, ti posso riprendere o c'hai il copyright? C'è il copyright. Ciao Andrea. Perché tutte le volte mi dici che sto mangiando di merda? Perché mangi sempre sano? Perché sto facendo la dieta e te no. Un esemplare di Homo sapiens durante la sua... cibazione. Non è la cibazione. Sua... Dopo aver preso la carne di cavallo. Dai, non è cavallo. Ora so che mi sta facendo lo zoom. Sì. L'hai mai visto un incidente in galleria? Hola chicas, allora sono le 10:57, io sono già nel letto in pigiamata e questo è il rossettino dopo aver mangiato una bistecchina di maiale, insalata, il mio gelatino al limone, ciliegine, oggi ho mangiato pesce, pomodori e cetrioli. Come vi ho detto prima, ho riapplicato solo ai lati il rossetto per registrare l'altro video. Questo è di nuovo Pupi. Siamo giunti alla fine di questo vlog. Mi ha fatto super piacere portarvi con me in questi giorni, sia al mare che qua. Sapete già quello che penso su questi rossetti. Anche da questo video avete potuto capire quanto realmente sono buoni. Perché un conto è dirlo, un conto è vederlo. Veramente una qualità ottima. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e seguitemi anche sugli altri social. Io vi mando un grosso bacio. Buonanotte, sogni d'oro.